Buongiorno a tutti. Nella lezione di oggi concluderemo il discorso sul monachesimo, parlando in particolare del monachesimo occidentale che trova nella figura di Benedetto da Norcia il suo fondatore, potremmo dire. La volta scorsa avevamo visto come esistano vari tipi di monachesimo, quello eremitico o anacoreta, diffuso soprattutto nelle zone orientali dell'Europa, e da questo derivava poi il monachesimo stilitta, questa particolare forma di penitenza che prende il nome appunto dalla colonna su cui alcuni monaci, alcuni anacoreti, si ritirarono seguendo l'esempio di Simeone lo stilitta. Oggi invece appunto parliamo della figura di Benedetto da Norcia e della regola monastica. Allora, diciamo prima qualche parola sulla sua biografia. Benedetto nacque in Umbria, a Norcia appunto, verso il 480, quindi sul finire del V secolo d.C. Allora, sulla sua biografia noi dobbiamo separare i fatti storici verificabili da quelli immaginari, perché, come spesso accade, attorno alla figura di San Benedetto, fiorirono molti aneddoti, molti episodi che poi non sono storicamente verificati. Comunque, noi sappiamo che fin da giovane lui interruppe gli studi classici per dedicarsi completamente a Dio, fin da giovane. Iniziò una vita solitaria, quindi all'inizio San Benedetto, diciamo, iniziò come eremita, iniziò affrancandosi dal mondo, lasciando la città e ritirandosi da solo, appunto, come monaco eremita in una piccola città vicino a Roma. Allora, la sua fama di santità gli procurò numerosi seguaci, con i quali poi lui decise di fondare, vicino a Roma, a Subiaco, 12 piccole comunità monastiche. Ed è qui il passaggio al monachesimo cenobitico. Quindi Benedetto inizia come monaco eremita, poi però si unisce ad altri monaci, fonda delle piccole comunità, che erano composte da pochi monaci, come vi dicevo la volta scorsa, che però vivevano appunto in comunità e non più isolati, fermo restando il loro impegno e la loro volontà di ritirarsi dalla vita sociale, dal mondo. Benedetto quindi fondò queste comunità e vedete come un'osservazione importante da fare è che nell'Europa occidentale il modello che si diffonde è un modello comunitario. Il monachesimo, possiamo dire, nella sua globalità, si diffonde un po' in tutto il mondo mediterraneo, sia ad Oriente che ad Occidente. Come abbiamo visto la volta scorsa, nasce nelle regioni orientali, in Siria e in Egitto, però nella parte orientale dell'Europa il monachesimo, segue prevalentemente il modello eremitico. Mentre invece, senza dubbio, nella parte occidentale a prevalere è il modello cenobitico comunitario, anche su spinta, certo, della regola benedettina. Allora, a Subiaco quindi vengono fondate da Benedetto queste piccole comunità e poi, costretto dagli eventi ad abbandonare Subiaco, Benedetto si ritirò nel Lazio meridionale, a Monte Cassino, dove nel 529 fondò appunto l'abbazia di Monte Cassino.
di cui parlavamo nell'ultima parte della lezione precedente. Data da ricordare questa del 529 perché appunto è la fondazione del monastero di Monte Cassino. Poi la vita di Benedetto non ebbe grandi eventi degni di essere ricordati, aveva anche una sorella di nome Scolastica che lo seguì, divenne anche lei monaca, suora. E Benedetto poi trascorse gli ultimi anni, gli ultimi 20 anni circa della sua vita nel monastero di Monte Cassino, dove appunto morì nel 547. Ed è qui, proprio nell'abbazia di Monte Cassino, che negli ultimi 20 anni della sua vita, Benedetto elaborò la sua celebre regola. Come vi avevo detto, ogni monastero fino a quel momento aveva una sua regola, e lo scopo principale della regola, come avevo già accennato, regola scritta di solito, era quello di disciplinare, la preghiera, il lavoro, i ritmi, insomma, no? Della vita quotidiana della comunità. È evidente, come tutti capite, che la regola benedettina, ma la regola monastica in generale, si rende necessaria solo per il monastero cenobitico, no? Perché per quello eremitico non c'era bisogno di alcuna regola, perché il monaco era da solo. Quando invece i monaci sono in comunità, sono in più d'uno, ecco che si rendono necessarie delle regole comuni, no? Da seguire, da rispettare. Ecco, l'insieme di queste regole viene chiamato per convenzione regola con la R maiuscola, no? Come nome proprio. La regola di San Benedetto rispetto alle regole orientali si distingue perché è molto più equilibrata, molto più moderata. Non è rigida, non è rigorosa, non impone tantissimi sacrifici e dure condizioni di vita ai suoi monaci. La regola di San Benedetto, innanzitutto, prevede la presenza in ogni comunità di un monaco, che è l'abate, che è per così dire il padre spirituale dei monaci. Noi non dobbiamo vedere nell'abate il capo del monastero. Anche se spesso si banalizza un po', no? La questione in questo modo, l'abate come il capo del monastero, dell'abbazia, che da lui prende il nome, no? Oltretutto, perché il termine abbazia deriva proprio da abate. In verità l'abate è più una guida spirituale, poi certo toccava anche a lui reggere, per così dire, il monastero, governarlo, indirizzarlo. Ma era, ripeto, prevalentemente una guida spirituale. Allora, la regola di San Benedetto prevedeva varie attività. Una cosa importante da sottolineare è che dava uguale importanza alla preghiera e al lavoro. Infatti, la norma per cui vengono ricordati i monaci benedettini, è la celebre espressione ora et labora, che in latino significa appunto prega e lavora. Il lavoro, quindi, viene rivalutato, dai monaci benedettini e posto sullo stesso piano rispetto alla preghiera. Questo è un passaggio fondamentale perché fino a quel momento il lavoro, soprattutto il lavoro manuale, veniva visto come un'attività degradante, come un'attività adatta agli schiavi. Il lavoro nel mondo classico, e ancora anche per gran parte dell'Alto Medioevo, veniva valutato come indegno di un uomo libero, perché una persona che aveva bisogno di lavorare era una persona povera solitamente, no? Non nobile e non ricca. Quindi c'era stato sempre un pregiudizio negativo del lavoro. Il lavoro come occupazione per schiavi o per poveri, non certamente degna di uomini liberi.
Era un pregiudizio vecchio di secoli, che risale già al mondo classico, no? Greco, romano. E continuò a vivere anche durante il Medioevo, fino appunto alla riforma di San Benedetto. Qui il lavoro viene completamente rivalutato e posto in una luce positiva. Dedicarsi all'attività manuale, al lavoro, è equivalente per i monaci di pregare. Quindi la preghiera messa sullo stesso piano del lavoro. Notiamo che noi con lavoro intendiamo sia il lavoro concreto, pratico, quindi ad esempio il lavoro nei campi. Come vi ho detto la volta scorsa, i monasteri avevano in genere dei campi attorno che venivano coltivati proprio dai monaci, e in moltissimi casi furono proprio i monaci a insegnare ai contadini della zona nuove tecniche di coltivazione della terra, magari anche a sperimentare nuovi attrezzi di lavoro. Anche questo basterebbe a rendere ragione dell'importanza fondamentale del monachesimo nella storia d'Europa. Ecco, il lavoro manuale quindi certamente entrava nella regola di San Benedetto. Però esisteva anche un altro tipo di lavoro, ed era il lavoro intellettuale, lo studio e la copiatura dei testi antichi, dei manoscritti. Su questo noi adesso apriremo una parentesi necessaria, visto il merito grandissimo, no, che l'ordine benedettino ebbe nel trasmettere la cultura, soprattutto religiosa, ma non solo, dei secoli passati. Perché infatti, in un'epoca di totale crisi anche culturale, i monaci benedettini si presero cura di conservare e di copiare le opere non solo religiose, ma anche di grandi scrittori, autori latini, pagani, no, dell'antichità. E in questo modo hanno conservato per noi questo straordinario patrimonio culturale. Allora, la regola di San Benedetto, a un certo punto, proprio per la sua moderazione, adattabilità, equilibrio, ebbe grande fortuna, tant'è vero che nell'817, quindi nel IX secolo, la regola divenne la norma esclusiva di condotta in tutti i monasteri dell'impero carolingio, quindi nell'impero di Carlo Magno, la regola di San Benedetto venne applicata a tutti i monasteri. Tanto grande fu il favore con cui venne accolta. Allora, vediamo adesso qual era la giornata di un monaco scandita nelle varie occupazioni secondo la regola di San Benedetto. Dunque, la regola prevedeva dei momenti precisi e organizzava la giornata in un modo molto rigoroso, eh? I monaci non avevano certo la possibilità di scegliere da sé le attività da compiere. Allora, in genere dobbiamo dire che erano tre le grandi attività, le tipologie di attività in cui i monaci venivano impiegati: la preghiera, la lettura e lo studio e il lavoro nei campi, solitamente comunque il lavoro manuale. La preghiera in genere occupava in media 4 ore al giorno, distribuite in vari momenti, la lettura dalle 2 alle 4 ore e il lavoro da un minimo di 5 ore in inverno a un massimo di 8 ore al giorno in estate. Ovviamente si variava a seconda della diversa quantità di luce, no? Della durata anche delle giornate. Allora, questi tre elementi garantivano l'autosufficienza dell'abbazia, perché, come vi ho detto la volta scorsa, un fatto molto importante è che il lavoro dei monaci doveva rendere autosufficienti dal punto di vista economico i monasteri. Quindi il monastero doveva avere la capacità di vivere soltanto dei frutti del proprio lavoro, senza acquistare merci da altri. Questo perché era importante, era necessario evitare quanto più possibile
l'allontanamento dei monaci dal monastero. Allora, il tipo di lavoro che compivano, come detto, era coltivare i campi, allevare il bestiame, dedicarsi anche ad attività artigianali, perché, come vedremo, tra i luoghi del monastero c'erano anche delle scuderie per i cavalli, oppure c'erano anche delle botteghe, in cui venivano proprio, c'era il fabbro, per esempio, il monaco fabbro, e ogni monaco aveva una sua occupazione, un suo mestiere. Come vi ho detto, erano anche centri abbastanza all'avanguardia perché in certi casi i monasteri precorrevano addirittura i tempi. I monaci infatti prosciugavano terreni paludosi attorno ai monasteri e, come vi dicevo prima, in molti casi arrivarono anche a diffondere tra i contadini delle terre vicine nuove tecniche e nuovi strumenti di lavoro. Notate poi che naturalmente i monasteri divennero anche centri economici importantissimi e proprietari di vasti possedimenti terrieri. Ricordate che la terra significa ricchezza, anche perché molti ricchi, come dicevamo la volta scorsa, decidevano di lasciare in eredità ai monasteri dei terreni agricoli, oppure somme di denaro, alla condizione che poi i monaci pregassero per le anime dei benefattori. La regola di San Benedetto, in generale, raccomandava ai monaci di parlare il meno possibile. Quindi quello del silenzio, dobbiamo dire, era un elemento tipico dei monasteri benedettini. Addirittura, San Benedetto aveva inventato un sistema di comunicazione attraverso segni, quindi un alfabeto che consentiva ai monaci di comunicare tra loro anche senza usare la parola. C'era una specie di lingua dei segni, se così posso dire, no? Una specie di alfabeto che si serviva di segni e con questo i monaci comunicavano. Si poteva parlare con un altro monaco solo in caso di estrema necessità. Allora, vediamo un po' come era divisa la giornata. Allora, partiamo dalla sveglia. I monaci si svegliavano molto presto, addirittura nel cuore della notte, perché verso le 3 era prevista la sveglia, alle 3 di notte. Con il monaco campanaro, che in genere passava per le stanze, il monastero benedettino aveva delle celle singole, quindi il monaco dormiva in una sua stanza, molto spartana in realtà, dove c'era appena un letto e uno scrittoio. Non c'era bisogno neanche dell'armadio perché, come si sa, i monaci non possedevano vesti proprie, indossavano solamente una tunica e ne avevano una di ricambio, quindi avevano due tuniche e quello era l'unico vestiario, no? La tunica con di solito una sopravveste con cappuccio per l'inverno, e quello era il vestiario dei monaci, quindi non avevano assolutamente altri tipi di vestito, anche perché la regola proibiva ai monaci di possedere oggetti propri. Quindi non era tollerato il fatto che il monaco avesse dei beni suoi, di proprietà. Allora, alle 3 del mattino, quindi c'è la sveglia. Poi, fino alle 6, in queste 3 ore, il monaco era libero di leggere, di riflettere o di studiare. Quindi c'erano le prime 3 ore della notte dedicate allo studio, alla riflessione. Perché Benedetto voleva che tutti i suoi monaci sapessero leggere e scrivere. E anche questo, insomma, è un elemento di grandissima innovazione nel panorama medievale, no? Visti gli alti tassi di analfabetismo che c'erano. Alle 6, appunto, c'erano le prime preghiere della giornata, l'ora prima, perché infatti tenete conto che le ore venivano contate secondo il sistema romano.
Quindi alle 6 del mattino incominciavano a contare le ore, non come noi che partiamo dalla mezzanotte. Si partiva nel Medioevo a contare le ore alle 6 del mattino, perché circa quell'ora sorge il sole, no? Quindi dalle 6 alle 7 si chiamava ora prima, dalle 7 alle 8 ora seconda, dalle 8 alle 9 c'era l'ora terza e così via. Allora, l'ora prima veniva chiamata anche lodi, laudes in latino. Perché? Perché i monaci alle 6 andavano in chiesa e recitavano appunto le lodi, chiamate anche lodi mattutine. Erano una serie di preghiere tratte di solito dai salmi che venivano appunto recitate dai monaci nella chiesa. L'ora prima indicava anche l'inizio della giornata lavorativa. Infatti, dopo l'ora prima seguiva un periodo di lavoro, di solito di 2 ore, fino all'ora terza. Ecco qua, quindi corrisponde alle 9 del mattino. Nell'ora terza, alle 9, i monaci si riunivano ancora tutti insieme per pregare. Quindi c'era un secondo momento di preghiera, più breve di solito rispetto alle lodi, e questo momento di preghiera ancora verteva sulla recita di alcuni salmi. Dopodiché si lavora ancora, circa altre 2 ore e mezza, nuovamente dedicato al lavoro, il tempo, fino a mezzogiorno, alle 12, quando c'era l'ora sesta. Allora, sesta, era previsto ancora un momento di preghiera, quindi nuovi salmi, con il pranzo, solitamente un pranzo abbastanza frugale. Allora il monaco di solito mangiava una o 2 volte al giorno, non di più. Di solito si mangiava a pranzo e a cena d'inverno, d'estate invece solamente a cena. Quindi in tempo invernale a mezzogiorno e circa mezzogiorno e mezzo c'era un pranzo abbastanza frugale che veniva però saltato d'estate. Dopodiché fino alle 15 c'era la possibilità ancora di lavorare o di riposare un paio d'ore. Poi alle 15, ora nona, infatti sono passate 9 ore dalle 6 del mattina quando iniziavano a contare le ore del giorno, allora nona, che è l'ora che ricorda la morte di Cristo, perché come tutti sanno Cristo venne crocifisso sul Golgota verso le 3 del pomeriggio, no? Ecco, allora i monaci si riunivano in chiesa appunto per le preghiere dell'ora nona, che erano molto simili a quelle dell'ora terza e dell'ora sesta. Quindi sono anche qui un gruppo di salmi che venivano pregati. Dopodiché il lavoro viene ripreso per altre 2 ore fino alle 18, le 6 di sera, quando si recitano i vespri, le preghiere serali. Anche qui una serie di salmi che vengono pregati ai vespri. Poi alle 19 solitamente era prevista la cena. Anche qui una cena abbastanza frugale. Durante la cena, bisogna dire, beh, i monaci mangiavano in silenzio, quindi non era assolutamente previsto un momento di socialità, non è che si parlasse come in un pranzo del giorno d'oggi, era anzi severamente proibito parlare con il monaco vicino. In compenso bisognava ascoltare un monaco che leggeva dei brani della Bibbia, quindi si mangiava di solito in una grande stanza dove c'era anche un leggio di solito su un palco sovraelevato e su questo palco i monaci a turno si alternavano nella lettura di brani della Sacra Scrittura della Bibbia e quindi questa era l'unica voce che era possibile ascoltare durante il pranzo o la cena. Ecco,
Questo perché appunto Benedetto raccomandava ai suoi monaci di parlare il meno possibile, perché i discorsi inutili, no? Le parole vane, secondo lui, potevano allontanare l'anima da Dio, costituire una distrazione. Ecco, verso le 20 era finita la cena, quindi alle 20 di solito, tra le 20 e le 20 e 30, si andavano a recitare le ultime preghiere. Chiamate compieta. La compieta, secondo la regola di San Benedetto, deve essere l'ultima preghiera recitata dai monaci nell'arco della giornata. Le preghiere appunto serali. Dopo compieta, il monaco può andare a riposare. Dalle ore 21, dalle 9 di sera, secondo la regola di San Benedetto, nel monastero deve regnare il più totale silenzio. Vanno a dormire abbastanza presto, vedete, anche perché alle 3 era prevista di nuovo la sveglia, per una nuova giornata. Allora, in realtà, dopo compieta, alcuni monaci, i monaci copisti, se non avevano concluso il lavoro in biblioteca, nello scriptorium, avevano la possibilità di portarsi il codice in camera e di continuare lì la copiatura, e alcuni lo facevano. Ovviamente i monaci scandivano le ore, come vi ho detto, abbiamo visto, no? Si basa su una scansione molto precisa degli orari. E come facevano a vedere l'ora? Certamente non con l'orologio che venne inventato tempo dopo, no? I monaci per misurare il tempo si servivano o di meridiane, quindi quello strumento che grazie alla posizione del sole indicava le varie ore con l'ognomone, no? Attaccato al muro, quindi o la meridiana oppure le clessidre. C'erano clessidre di vario tipo, alcune ad acqua, altre a sabbia, no? Che aiutavano i monaci appunto nel conto delle ore. Ecco, allora, detto questo, vista la giornata del monaco, noi concludiamo adesso vedendo innanzitutto le parti del monastero, molto brevemente, e poi in particolare ci dedichiamo all'attività di copiatura dei testi che caratterizzò i monasteri benedettini. Allora, diciamo così. Nella regola di San Benedetto non viene spiegato come dovesse essere costruita un'abbazia, eh? Però un po' tutte le abbazie benedettine che sorgono sia in Italia che in Austria che in Francia hanno strutture simili. Allora, ad esempio, se noi consideriamo l'abbazia di Monte Cassino, no? Che è la più antica di queste abbazie, nel Lazio meridionale, distrutta più volte nel corso della storia, l'ultima nel 1944 con i bombardamenti alleati, come raccontavo la volta scorsa. Allora, cosa non doveva mancare in un'abbazia benedettina? Innanzitutto, ovviamente, la chiesa dell'abbazia, che era il centro della vita religiosa, perché qui i monaci si recavano varie volte al giorno, come abbiamo detto, per pregare. Dopodiché c'era un chiostro, che era un cortile, no? Un cortile quadrato di solito, circondato da portici, che serviva ai monaci per passeggiare. Alcune preghiere, come l'ora sesta e l'ora nona, d'estate, quando il tempo lo consentiva, potevano essere anche dette itinerando, no? Camminando nel chiostro. Poi, un altro luogo fondamentale dell'abbazia benedettina era la biblioteca, con uno scriptorium. Lo scriptorium era una stanza di cui parleremo tra poco, molto grande, in cui venivano copiati appunto i testi, che di solito poi, una volta copiati, venivano conservati in una torre. Il monastero aveva anche una torre in cui si saliva attraverso dei gradini interni e lì venivano conservati i vari testi copiati dagli amanuensi. Gli amanuensi sono i monaci copisti che copiano appunto a mano, da cui il nome. Alla torre potevano accedere non tutti, ma solamente l'abate e il frate bibliotecario. Poi
inoltre nell'abbazia c'erano ovviamente le stalle per gli animali, c'era il dormitorio per i monaci con le varie celle singole, naturalmente, perché non erano previste camere comunitarie. C'era una foresteria per ospitare gli stranieri che fossero arrivati nel monastero. E poi c'era un refettorio per mangiare, era una grande stanza dove i monaci appunto si ritiravano a mangiare, specialmente di sera. Ovviamente c'erano anche dei magazzini, delle stalle, eh. Poteva esserci anche, e si diffuse sempre di più, un'erboristeria, una farmacia, dove c'era il monaco che si dedicava alla preparazione di composti tramite erbe di solito, eh? E nel dormitorio, notiamo, i monaci o dormivano o riposavano, oppure alcuni, no? Si portavano anche i testi da finire di copiare nelle loro stanze. Allora, parliamo adesso, gli ultimi minuti, dello scriptorium e della copiatura dei testi nel monastero benedettino. Dunque, prima cosa, San Benedetto, come sapete, aveva affiancato al lavoro manuale anche il lavoro intellettuale, che per lui non valeva meno. Era necessario quindi avere dei libri che, dal momento che non era ancora stata inventata la stampa, perché, come tutti sapete, Gutenberg stampò la prima Bibbia a metà del XV secolo, no? 1455, Bibbia stampata da Gutenberg a Magonza in Germania, e quindi i libri potevano essere riprodotti solo copiandoli a mano. Allora, era un lavoro molto difficile perché bisognava innanzitutto avere dello spazio, perché ogni monaco doveva avere posto per sistemare sia il codice da cui copiava, sia quello su cui copiava. Quindi nello scriptorium c'erano questi tavoli lunghi metri e metri su cui stavano appunto i monaci amanuensi. Lo scriptorium di solito era esposto a sud, proprio per avere molta luce, no? Per godere proprio dell'illuminazione diurna, dal momento che era illuminato alla luce delle torce, candele. Ed era quindi importante avere quanta più luce naturale fosse possibile. Dopodiché, un'altra caratteristica dello scriptorium che rendeva difficile il lavoro dei copisti era il fatto che non era riscaldato. Era una stanza che doveva essere per forza molto grande, come vi ho detto prima, perché i tavoli dovevano essere molto lunghi. La stanza però non era riscaldata, quindi questo, soprattutto d'inverno, creava notevoli problemi. Infatti, il lavoro del copista era un lavoro molto impegnativo, molto difficile, intanto perché bisognava stare per molte ore nella stessa posizione, scrivendo, copiando testi, in condizioni, come detto, non sempre facili, però il lavoro dei copisti veniva considerato molto prezioso. Tant'è vero che la regola di San Benedetto prevedeva addirittura che i monaci che erano impegnati nello scriptorium potevano essere esonerate da alcuni momenti di preghiera. Ad esempio, i monaci che stavano nello scriptorium, gli amanuensi, potevano evitare di prendere parte alle preghiere dell'ora sesta e dell'ora nona. Questo per permettere loro di guadagnare tempo, no? Ore di luce preziose nella copiatura dei testi. Perché? Perché il lavoro di copiatura veniva visto come un equivalente della preghiera. Era comunque un atto d'amore che si compiva nei confronti degli uomini che avrebbero letto poi quelle opere. Quindi non era assolutamente visto come tempo perso. Sicuramente era un'attività che richiedeva grandissima fatica. Tra l'altro, tenete conto che i monaci amanuensi di solito erano abbastanza anziani, perché? Per il motivo banale che i monaci più giovani venivano impiegati in altre attività, cioè in attività pratiche, no? Coltivare i campi, lavorare con gli strumenti, fare
il lavoro manuale, mentre invece l'attività del copista veniva riservata ai monaci anziani, sia perché avevano meno energie, sia perché erano anche più colti di solito dei monaci giovani. Però questo ci ha portato anche delle problematiche, perché nei codici noi troviamo degli errori anche, il che è normale, perché il monaco anziano naturalmente poteva vederci poco. Gli occhiali, tenete conto che vennero inventati solamente anche quelli a metà del XIV secolo, quindi prima bisognava fare senza. E in più era facile anche, dopo ore e ore di applicazione, era facile distrarsi, no? Perdere il filo, sbagliare, fare errori di copiatura. Quindi noi a margine dei manoscritti troviamo anche delle annotazioni del monaco che scrive: se Dio vuole, fra poco diventa buio. Oppure un altro scrive: come il navigatore desidera il porto, così l'amanuense sospira l'ultima riga del manoscritto. Quindi era un'attività faticosa questa per i monaci copisti. Tenete conto che molti la continuavano anche di sera nelle loro celle. Comunque, proprio in questo consiste la grandezza dell'ordine benedettino, nell'averci conservato testi, molti degli autori antichi, in queste straordinarie biblioteche. I monasteri divennero dei veri e propri centri culturali. Allora, inoltre esistevano anche altre figure, ad esempio i miniatori, che una volta che il codice era stato copiato dall'amanuense, entravano in campo i miniatori, che erano quei monaci che avevano il dovere, il compito di decorare il manoscritto con un inchiostro particolare di vari colori, rosso, azzurro, Di solito ne decoravano i capolettera, con delle figure anche, no? Delle miniature che si possono ancora vedere in questi codici bellissimi. E proprio dal minio, questa sostanza rossa che veniva usata per l'inchiostro, prendono il nome i miniatori. Ecco, tenete conto poi che comporre un libro su pergamena, veniva usata la pergamena, non era facile. Una Bibbia veniva copiata circa in un anno, e ci volevano più monaci copisti per ricopiarla. Quindi davvero l'ordine benedettino ha lasciato questa immensa, incalcolabile eredità che risiede anche e soprattutto nella copiatura dei testi. Con questo noi abbiamo concluso questa nostra rassegna sul monachesimo e quindi, concludendo, ribadiamo, come abbiamo detto la volta scorsa all'inizio, che il monachesimo fu un fenomeno che cambiò completamente il volto dell'Europa. Ed ebbe un'importanza, lo ribadisco, di quattro settori: religiosa, economica, culturale e politica, per i motivi appunto che abbiamo visto. Vi do quindi appuntamento alle prossime lezioni. Arrivederci.